Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. Inizia anche oggi il nostro quotidiano appuntamento con Buon compleanno Venezia. Sono Fabio Moresco e puntuale come sempre vi ricordo il santo del giorno, 12 giugno. Secondo il calendario liturgico veneziano, oggi è il giorno di San Zuane de San Secondo. Oggi avvenne, 12 giugno 1512. Nasce a Venezia Paolo Manuzio, editore, tipografo e umanista veneto. Era figlio di Aldo, grande editore di fama europea, promotore di fortunate operazioni culturali e stampatore ufficiale dell'Accademia Veneziana e poi della Chiesa Romana dopo il Concilio di Trento, ha subito nei secoli il non meritato oblio della storia. Oggi con noi. È stato direttore della Biblioteca Nazionale Marciana dal 1989 al 2007. È socio dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Si è occupato di storia del libro e delle biblioteche, nonché di storia veneta, in particolare dei secoli XV-XVIII. Tra i suoi lavori più recenti, la pubblicazione delle inedite Memorie degli ultimi 50 anni della Repubblica Veneta di Anton Maria Lamberti, 1757-1832, Venezia, Istituto Veneto, 2019, e un saggio sulla figura del Doge nel libro di Toto Bergamo Rossi dedicato a I monumenti dei Dogi, Venezia, Marsiglio 2020. Per la rubrica Oggi con noi ritorna nostro ospite Marino Zorzi, con il quale approfondiremo la nostra conoscenza del nostro personaggio di oggi. Buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno cari ascoltatori. Oggi dunque parliamo di Paolo Manuzio, che era nato il 12 giugno 1512. Era il terzo dei figli di Aldo Manuzio, il grande stampatore. Aldo, come ricordo, ma certo è ben noto a tutti, aveva stampato i capolavori della Grecità, che è quella Grecità antica, che erano allora inediti, e aveva poi inventato le edizioni di classici latini e italiani in formato portatile, inventando anche un apposito raffinato carattere in corsivo. Aveva così ottenuto una fama europea sia presso i dotti, qui per i codici greci pubblicati, sia presso anche la classe colta non specialistica, che aveva apprezzato moltissimo questi classici portatili tascabili. Il grande Aldo aveva sposato Maria Torresani, figlia di Andrea Torresani, socio di Aldo nell'azienda tipografica. Andrea era nato ad Asola, non Asolo, ma Asola nella Lombardia Veneta, attorno al 1450, era dunque un coetaneo di Aldo, che era nato all'incirca dello stesso anno a Bassiano, nel Lazio. I figli di Aldo erano tre: il primo Manuzio, nato nel 1506, il secondo Antonio nel 1511 e Paolo il minore. I primi due non ebbero un ruolo importante nella tipografia e nemmeno nella cultura. Paolo invece fu importante in entrambi i campi. Alla morte di Aldo nel 1515 l'azienda rimase nelle mani del socio Andrea Torresani, che continuò sulla via tracciata da Aldo, pubblicando soprattutto autori classici latini ma anche greci. Nell'anno 1525 uscì l'edizione Princeps, la prima edizione cioè, di Galeno, che era ancora inedito, curata da Torresani in quattro volumi, che ebbe larga circolazione tra i dotti, soprattutto i medici. La lodò molto il grande Erasmo da Rotterdam. Andrea Torresani aveva avuto tre figli e due figli, Federico e Gianfrancesco,
nato nel 1497. Fu lui ad assistere il padre nella gestione, il padre Andrea, con notevole successo. Illustri umanisti come Marco Musuro e Giovan Battista Ignazio fornivano la loro consulenza. Ulrich von Hutten, umanista tedesco, racconta di aver visitato i Torresani nel 1517, ricevuto con grandi abbracci da tutti, e vi era anche un piccolo Aldino, come lui scrive. Era proprio Paolo, allora di 5 anni. Stavano infatti tutti insieme a San Paternian, dove c'era anche la tipografia, dove poi nell'Ottocento è stata costruita la Cassa di Risparmio, che adesso è Banca Intesa. Andrea Torresani muore nel 1528, quasi ottantenne, e resta solo Gianfrancesco. Ma si va avanti Paolo, che ormai ha 18 anni e vuole la sua parte nella gestione e nell'eredità. Aldo, nel suo testamento, aveva chiarito che del patrimonio che lui e Andrea Torresani avevano in comune, me l'avevano messo in comune, un quinto spettava ai propri eredi suoi, ai suoi di Aldo, e altri 4 ai Torresani. Torresani era molto più ricco di suo, quindi aveva 4 quinti. Ma definire che cosa fosse concretamente quel quinto non era facile, e scoppiò una lite gravissima che paralizzò l'attività editoriale per 3 anni e più. Finalmente nel 1533 si giunse ad un accordo. Esce il primo libro a cura di Paolo, Le Epistole Familiares di Cicerone, un bestseller eterno veramente, con una dedica di Paolo al nobile Maffiolion. Escono poi dal 1533-36 29 edizioni in comune. L'ultima è dedicata a Marino Grimani, patriarca di Aquileia, illustre nobile veneziano. A fianco di Paolo, infatti, come del Torresani e come di Aldo, troviamo infatti numerosi patrizi veneziani la cui amicizia e protezione è importante, come era stato per Aldo. Molti poi sono eruditi essi stessi e sono anche fra i promotori dell'industria tipografica. L'anno stesso, 1533, Paolo Manunzio scrive parole di lode per Federico Badoer, un patrizio allora giovanissimo, era nato nel 1519, ma di grandi doti. Lo lodano anche Pietro Bembo e Daniele Barbaro. Il Badoer sarà una figura importante nella vita di Paolo. Ma la convivenza tra Paolo e Gianfrancesco Torresani si rivela impossibile. Nel 1536 comincia una nuova lite che si conclude nel 39 con una definitiva separazione. L'uso dell'ancora col delfino, simbolo di Aldo, rimane a Paolo. I Torresani conservano i caratteri tipografici aldini e continueranno anche loro nell'attività editoriale, appoggiandosi però in prevalenza a tipografi esterni. Paolo Manunzio stampa con i fratelli in proprio, senza più la collaborazione dei Torresani, dal 1539 al 61 circa 320 volumi, in media 12 all'anno. Prevalgono i classici latini, circa il 60%, con netta prevalenza di Cicerone, ma un largo spazio è dedicato alla letteratura in volgare, come si diceva, cioè all'italiano. Oltre agli autori già presenti nel catalogo di Aldo, Dante, Petrarca, Bembo, San Lazzaro, Castiglione, appaiono Machiavelli, Poliziano, Speroni. Ormai il volgare è in piena fioritura, in declino invece il greco, che ormai Paolo trascura. Gran fortuna alla sua raccolta di lettere volgari, cioè di illustri contemporanei che scrivono in italiano, che è uscita nel 1542 e più volte poi ristampata, accresciuta, e vi sono incluse anche varie lettere dello stesso Paolo Manunzio, così si fa anche reclame. Non mancano poi le sue dotte prefazioni. Sono gli anni della massima prosperità della stampa veneziana. Si è calcolato che tra il 1526 e il 1550, in quel venticinquennio, dei libri a stampa italiani il 74% era uscito dai torchi di Venezia. Assieme ad Aldo vi erano ai primi posti Giunta, gli Scotto, i Bindoni e Giolito. Intanto era scoppiata la rivoluzione religiosa e politica della riforma luterana, cui molti, stanchi del dispotismo
e degli scandali romani guardavano con simpatia anche a Venezia. Tra loro sembra anche Paolo. Attorno al 1533-34 appaiono a Venezia in traduzione i Loci Communes Rerum Theologicarum di Filippo Melantone, dotto amico di Lutero. Si trattava di un'ampia e esauriente esposizione della dottrina luterana. Il traduttore, si dice che fosse un famoso letterato, Lodovico Castelvetro, l'editore sembra sia stato Paolo. L'opera riuscì anonima per evitare guai con la curia romana, col curioso titolo Principi di filosofia di Ippolito da Terra Negra, e Schwarzherd, che era il vero nome tedesco di Melantone, si era grecizzato in Belankton, cioè Terra Nera, e questa Terra Negra era appunto la traduzione di Schwarzherd. Paolo, come molti intellettuali, concordava con molte delle istanze religiose e culturali della Riforma, più esattamente si collocava nel filone della Riforma cattolica, di quella corrente a cui appartenevano tanti degli spiriti migliori, desiderosi di una riforma profonda della Chiesa dall'interno, ma senza abbandonarla. Le simpatie ideologiche non gli impedirono di stringere preziose amicizie con alte personalità della Chiesa romana, in cui molti condividevano tali idee, ricordiamo i famosi cardinali Morone e Paul. Nel 1541, in un viaggio a Roma, Paolo conobbe Marcello Cervini, che divenne poi cardinale bibliotecario della Vaticana, e gli affidò nel 1554 la stampa delle orazioni di Giovanni Damasceno contro i nemici delle immagini. Era una scritta di attualità perché appunto i protestanti lottavano contro le immagini sacre. Il Cervini divenne papa l'anno dopo, purtroppo morì prestissimo, ma i legami di Paolo con la Chiesa e la cultura romana rimasero. Abile diplomatico, Paolo strinse rapporti di amicizia anche con la corte estense. Dopo il fallimento dell'ultimo tentativo di conciliazione con i protestanti, promosso dal cardinale veneziano Gasparo Contarini nel 1541 nel colloquio di Ratisbona, la Chiesa romana cominciò ad organizzare in grande stile la propria resistenza alla riforma. Pensò prestissimo ad una censura dei libri. A Venezia esisteva in teoria una norma che prevedeva un vago controllo sulla stampa, ma era inapplicata, si stampava quello che si voleva. Ma quando Carlo V sconfisse i protestanti a Mühlberg nel 1547, le forze congiunte dell'impero del papato cominciarono ad apparire soverchianti e anche Venezia cominciò a condurre una politica accondiscendente verso Roma. Nel 1548 si ebbero purtroppo i primi roghi di libri. Nel 1551 furono bruciati i libri ebraici, il Talmud, e fu una tragedia culturale ed anche economica per i molti che avevano investito in questa stampa. Nel 1549 entra in scena questo monsignor della casa, quello del Galateo, nunzio a Venezia, che era una persona veramente poco simpatica, persecutore degli eretici, e gli preparò, per mostrare il suo zelo, un indice dei libri proibiti. Ma Niccolò da Ponte, diplomatico notissimo, coltissimo, che aveva anche insegnato filosofia alla scuola universitaria di Rialto ed era allora membro del Consiglio dei Dieci, riuscì a convincere il Senato a non metterlo in opera. Poi il da Ponte diventerà doge nel 1578. Nel 1554 arrivò un altro indice da Roma, ma anche per questo si ottenne un rinvio nell'applicazione. Ma nel 1559 ne arrivò un terzo, definitivo, e non si riuscì a bloccarlo. Fu un disastro per stampatori e librai. Un grande numero di opere era condannato e anche in alcuni casi l'intera opera di un autore, come per Erasmo, Machiavelli, Rabelais. Migliaia di libri furono bruciati. Era un colpo mortale per l'industria tipografica. I suoi effetti si videro negli anni successivi, il numero dei torchi attivi, che erano sempre 150, crollò a pochissimi. Proprio in quegli anni
nel 1557, prima ancora che entrasse l'indice in funzione, Federico Baudoer, quel colto patrizio che abbiamo ricordato che aveva ricevuto l'elogio di Paolo Manuzio, giunto al culmine di una brillante carriera diplomatica, decideva di dar vita a Venezia ad una grande accademia, con soci di tutta l'Italia, denominata Accademia Veneta o della Fama. Questa accademia doveva promuovere studi e iniziative culturali di ampio respiro che abbracciavano praticamente ogni ramo dello scibile, non solo letterario ma anche scientifico. Vi era un grandioso piano di pubblicazioni, circa 600, dato proprio da Paolo Manuzio, che era lo stampatore prescelto. Sarebbe stato un trionfo. L'Accademia si riuniva nella sala del vestibolo della magnifica sede della libreria di San Marco, appena costruita da Sansovino. Era stata appena ultimata la decorazione pittorica. E questo è il fatto che fosse stata data all'Accademia come sede della riunione la pubblica libreria, la libreria di San Marco, dimostrava che molti del governo veneziano guardavano all'Accademia con favore. Ma essa ebbe breve vita. Un processo intentato contro il Baudoer per insolvenza portava al suo arresto nel 1561 addirittura e costringeva il nobile mecenate a rinunciare al suo disegno. Non è chiaro se le accuse avessero veramente qualche fondamento, se ne dubita, ma vi era sotto ben altro. Si trattava probabilmente di una macchinazione architettata da potenti avversari politici che facevano leva anche sui rapporti del Baudoer con principi protestanti. L'Accademia era espressione di un ideale universalistico fondato sulla cultura umanistica, sul libero corrispondere dei dotti di ogni paese, un modo di pensare che era diventato ormai anacronistico in un mondo ormai dilaniato dalle guerre di religione. Sono gli anni in cui si moltiplicano ovunque i roghi e i supplizi. Roghi per fortuna a Venezia no, solo di libri. Il Baudoer uscì presto dal processo e divenne anni dopo una figura eminente del partito dei giovani, cioè quelli che si opponevano alla potenza dei patrizi papalisti, che invece sostenevano una politica filopapale, filoimperiale. Erano giovani nel senso che erano giovani per le idee, non per l'età, perché Baudoer era già non giovanissimo, certo. Una posizione politica, questa dei papalisti, che dice dove fossero da cercare i nemici del Baudoer e dell'Accademia. Visto il fallimento dell'Accademia e considerate le nubi che si addensavano sull'industria tipografica veneziana, Paolo accettò nel 1561 un incarico di grande prestigio che gli venne offerto dal Papa Pio IV, la direzione della stamperia pontificia, con un cospicuo stipendio. Forse sperava anche di giovare a una ripresa di quella riforma cattolica moderata che ormai appariva praticamente sconfitta dalla controriforma più estrema. Paolo contava anche di poter curare, accanto ai libri religiosi, una sezione di classici, ma si avvide presto che non vi erano i mezzi né la volontà di pubblicare opere che non fossero di carattere liturgico o di propaganda controriformistica. Rimase peraltro a Roma 9 anni e la lasciò solo nel 1570, poi soggiornò a Venezia, a Milano e anche a Piove di Sacco, dedicandosi a lavori eruditi. Tornò a Roma nel 72 e qui curò la ristampa delle opere di Erasmo espurgate secondo le direttive papali. Bisognava cioè togliere tutto ciò che in Roma riteneva nocivo alla sua potenza, al suo insegnamento. Intanto la tipografia aveva continuato la sua attività sotto la guida di un figlio di Paolo Manuzio, Aldo, e di un socio, Domenico Basa, che continuerà ad occuparsene fino alla fine del secolo. Paolo morì a Roma nel 1574. Ecco, io avrei finito e ringrazio tutti. A ringraziare siamo noi, ma come di consueto chiediamo al nostro ospite Marino Zorzi di darci dei consigli di lettura per l'approfondimento dell'argomento oggi trattato. Con piacere. Allora pensavo a questo
Paul F. Grendler, L'Inquisizione Romana e l'Editoria Venezia, 1540-1605, Roma, Il Veltro, 1984. Poi pensavo anche a Anna Clara Cataldi Palau, Gianfrancesco D'Asola e la tipografia Aldina, Genova, Sagep, 1998. Il titolo riguarda soprattutto il socio Gianfrancesco, ma ci sono molte preziose notizie anche su Paolo. E poi considererei anche Tiziana Sterza, la voce Manuzio Paolo, nel Dizionario Biografico degli Italiani, volume 69, Roma 2007. Il Dizionario Biografico è una fonte preziosa di informazioni e lo raccomando sempre, perché le voci sono proprio delle piccole ma esaurienti monografie. Ottimi consigli, e ringraziamo Marino Zorzi per essere ritornato con noi a Buon Compleanno Venezia e per contribuire a rendere la nostra trasmissione sempre più ricca di contenuti storici e bibliografici, e lo salutiamo con l'augurio di ritrovarlo ancora presto, nostro ospite. Grazie, grazie davvero. Si conclude qui la nostra puntata, ma prima di lasciarvi con il proverbio del giorno, vi ricordo che se vi è piaciuta la trasmissione lasciate un vostro mi piace ed iscrivetevi al canale YouTube Venezia Classic presenta Almanacco di Venezia. Il proverbio del giorno. Co poco ti me compri, con niente ti me perdi. Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città